Ci passiamo tutte a momenti alterni più o meno frequenti, quelli in cui ci sembra di essere letteralmente sommerse dalle cose da fare. Ed è un circolo vizioso paralizzante, perché più cose ci sembra di dover fare, più ci sentiamo bloccate, più ci scoraggiamo, meno facciamo, e più le cose aumentano, tanto da arrivare a momenti in cui ci chiediamo: ma perché non ho scelto un lavoro come tutti gli altri? Beh, chiariamo innanzitutto subito una cosa. Se hai scelto questa strada, quella della libera professione, dell'imprenditoria, sei perfettamente equipaggiata per percorrerla. Solo che a volte siamo così intente a guardare davanti a noi che ci dimentichiamo di alzare la testa per andare a cercare i cartelli che ci allontanino dal senso di sovraccarico che stiamo vivendo. Vediamo allora, in questa puntata di Impact Girl, tre cose che in qualità di imprenditrice e libera professionista puoi fare subito per rimediare a questo senso di sovraccarico che ti paralizza. Pronta? Cominciamo. La prima cosa che puoi fare è abbracciare l'onestà, con te stessa. Per prendere in mano il controllo della situazione, la prima cosa che dobbiamo fare è essere oneste con noi stesse riguardo a quello che sta effettivamente succedendo, che cosa ci sta realmente stressando, che cosa ci sta provocando questo senso di sovraccarico. E un modo molto semplice, piuttosto rapido e concreto per riuscire a razionalizzare tutto questo, a distaccarci da quel senso di vittimismo che un po' a volte ci prende, no? Quella che io chiamo la regina del dramma: ah, va tutto male, non ce la posso fare, sono troppe le cose da fare, devo sempre fare tutto io, e così via dicendo, come un vero e proprio disco rotto. Consiste nello scrivere quello che ci sta effettivamente stressando, provando a prendere le distanze. Possiamo farlo scrivendo una lettera molto rapida, una lettera che potrebbe essere una lettera a noi stesse, potrebbe essere una lettera a qualcun altro, potrebbe essere una lettera che, ad esempio, ad un'amica, potrebbe essere anche una lettera che scriviamo alla nostra attività, come se fosse una persona. Non ha importanza chi è il destinatario, l'importante è che cominciamo a scrivere come ci sentiamo. E queste sono alcune domande a cui puoi provare a rispondere mentre scrivi, se non hai la più pallida idea di quello che puoi scrivere. La prima è: che cosa effettivamente sta funzionando nella mia attività? C'è sempre qualcosa che sta funzionando, anche se siamo convinte che stia tutto andando a rotoli e che non riusciamo a star dietro alle mille cose da fare. E mi piace sempre iniziare questa sorta di lettera a me stessa o al mio business, scrivendo le cose per cui sono davvero grata nella mia attività, nel mio lavoro, proprio per cambiare prospettiva. E istantaneamente si cambia, e cambia il tuo modo di respirare, cambia la tua postura. E non a caso, questa è una delle primissime domande che all'interno di Biz Academy Club ci facciamo ogni 3 mesi quando abbiamo il nostro workshop di pianificazione trimestrale. Prima ancora di capire quali sono gli obiettivi che non abbiamo raggiunto, perché non li abbiamo raggiunti, quali sono i prossimi obiettivi che vogliamo raggiungere, cerchiamo di capire effettivamente che cosa sta funzionando davvero nella nostra attività. E c'è sempre qualcosa che sta funzionando, ma che è diventata una cosa normale a cui ci siamo abituate, per cui non è più importante. Quello che invece sembra importante sono tutte le cose che non riusciamo a fare. Ora, la seconda domanda che possiamo farci è: con che cosa sto facendo realmente fatica in questo momento? Qual è la cosa che mi sta creando tensione, mi sta creando frustrazione, mi sta creando stress? E cerchiamo di scavare realmente, tanto questa è una lettera che non leggerà nessuno se non noi, se non rileggerà nessuno se non noi. Poco tempo fa, pochi giorni fa, è uscito il Biz Confidential, la newsletter di Biz Academy che esce soltanto una volta al mese e che ricevi soltanto se sei iscritta alle newsletter di Biz Academy. E una cosa che ho condiviso in quella newsletter è stato il fatto di aver tergiversato troppo a lungo riguardo ad una decisione importante che dovevo prendere a livello di team di lavoro, proprio perché non avevo voglia di affrontare la situazione. Ero troppo comoda nella mia zona di comfort, ma questa zona di comfort si stava trasformando in quel tornado di cose da fare, di frustrazione, di risentimento, di non ce la faccio, di com'è possibile che io non abbia il tempo per fare quello che desidero, come invece era una volta. E quindi ad un certo punto questo tornado è diventato molto più difficile da gestire rispetto alla paura di affrontare il cambiamento. E quel cambiamento l'ho affrontato, ho fatto questa trasformazione, che non è stata una trasformazione
facile, non è stata una trasformazione piacevole, soprattutto perché è stato coinvolto in questa trasformazione, ma è stata necessaria. È una cosa che ho rinviato per tantissimo tempo, ma perché non riuscivo a capire in realtà quale fosse il reale problema, o meglio, lo intuivo, ma non volevo guardarlo in faccia. E quando finalmente mi sono messa nero su bianco a scriverlo, è cambiato tutto e ho preso anche il coraggio a quattro mani per affrontarlo. E questo mi porta alla terza domanda a cui possiamo rispondere quando scriviamo questa lettera a noi stessi e al nostro business. Qual è una cosa che possiamo fare per cambiare la situazione? Una soltanto. La prima che ci viene in mente, che possiamo intraprendere per cominciare, perlomeno cominciare a cambiare la situazione. Se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo in qualche modo responsabilizzarci. Ovvio che non tutto quello che accade è nostra responsabilità, ma ci sono alcune cose che sono sotto al nostro controllo, in particolar modo come gestiamo il nostro tempo, come gestiamo le nostre energie e come gestiamo la nostra agenda. Quindi invece di continuare a crogiolarci nel non ho abbastanza tempo per fare tutte queste cose o non ce la farò mai, cominciamo a pensare invece che tutto quello che riguarda la gestione della nostra agenda è sotto il nostro controllo e, o perlomeno possiamo riuscire a organizzare l'agenda in modo tale da poter gestire anche quello che sotto il nostro controllo non è. Seconda cosa che possiamo fare, e una non esclude l'altra, possiamo farle tutte e tre o partire da una delle tre, ma la seconda cosa che possiamo fare per far fronte al senso di sovraccarico è creare un piano B. Ora, spesso il senso di sovraccarico nasce dal fatto che quando pianifichiamo qualcosa, pensiamo ad un obiettivo che vogliamo raggiungere, lo facciamo sempre pensando che saremo al massimo delle nostre energie, no? È quello che un po' capita quando ci pianifichiamo tutto il trimestre, wow, un trimestre da leoni, perché lo stiamo facendo in un momento in cui siamo particolarmente cariche ed energiche. Ma è ovvio che questi momenti sono ciclici, ci saranno dei momenti di down e dei momenti di up. E quindi pianificare tutto come se saremo sempre al massimo delle nostre energie, è la ricetta perfetta per il disastro, perché di sicuro non saremo sempre al top. Ecco perché darci sempre un obiettivo super, ma anche un obiettivo minimo, una sorta di piano B, appunto, è un'ottima idea. Io non amo in realtà chiamarlo piano B, perché di solito piano B è un'espressione che associamo al fallimento. Ah, non è andato il piano A, allora vado al piano B. Ma in realtà un obiettivo minimo non è altro che una versione micro dell'obiettivo super, quello che c'eravamo prefisse di raggiungere, considerando che saremmo state al massimo delle nostre energie. E quindi ci permette di vincere a prescindere, perché se non raggiungiamo l'obiettivo super, avremo comunque raggiunto l'obiettivo micro. E quindi comunque ce l'avremo fatta, consapevoli che corpo e mente non possono essere sempre nel loro peak state. Questa chicca è potentissima per evitare di cadere nella mentalità tipica di noi perfezioniste croniche del o tutto o niente, che di fatto è alla base del senso di sovraccarico. Più o meno quasi sempre. Prima di passare alla chicca numero 3 di questa puntata, un piccolo promemoria. Se alla fine di questa puntata l'avrai trovata utile, allora lasciaci una recensione sulla piattaforma podcast in cui ascolti Impact Girl, che sia Spotify, iTunes, e ricevi l'accesso esclusivo e totalmente gratuito ad un training avanzato per posizionarti in modo efficace e unico sul mercato. In particolare, quello che ti chiedo di condividere in questa recensione è che cosa apprezzi di più del podcast di Impact Girl, quale puntata del podcast ti è servita di più fino ad ora e quanto da 1 a 10 lo raccomanderesti ad un'amica. Se lasci la tua recensione su Spotify, sai che puoi lasciare solo le stelline, non puoi condividere un testo, e quindi ti invito a risponderci via mail con la tua recensione scritta all'indirizzo team@biz-academy.it. Se invece lasci la tua recensione su iTunes, che al momento consente di scrivere, allega lo screenshot e inviaci un'email a team@biz-academy.it, e in un caso come nell'altro ti invieremo l'accesso al training gratuito. Passiamo però alla chicca numero 3, l'ultima di questa puntata insieme, che consiste nello spezzare l'incantesimo della tua to-do list con queste domande. Che cosa è davvero necessario venga fatto adesso? Adesso, che cosa è veramente necessario, parola chiave, venga fatto adesso, seconda parola chiave. E per rispondere a questa prima domanda, se non siamo sicuri della risposta, proviamo a farcene un'altra che consiste in questo. Che cosa tra tutte le cose che vedo nella mia lista di cose da fare avrà l'impatto maggiore rispetto all'obiettivo che sto cercando di raggiungere nella mia attività? E infine, chiediamoci, c'è qualcosa di importante, sì, ma che può essere programmato per un altro giorno? E c'è qualcosa invece che assolutamente potrai delegare a qualcun altro, parcheggiare temporaneamente, fare più tardi o addirittura eliminare completamente, magari perché è una cosa che ho sempre fatto meccanicamente e che non è più rilevante per gli obiettivi che voglio raggiungere nella mia attività.
Facendoti queste semplici domande, avrai finalmente l'opportunità di mettere realmente in prospettiva una lista di cose da fare, che spesso altro non è che una sorta di archivio di tutto quello che ci viene in mente. E quindi smette in realtà di essere funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi e contribuisce in maniera enorme al senso di sovraccarico. Diciamoci la verità, non è un segreto che gestire la propria attività sia una delle imprese lavorative in assoluto più sfidanti e a volte stressanti, ma è anche una delle strade che ci può regalare il maggior numero di soddisfazioni, soddisfazioni che mai avremmo pensato possibili altrimenti. Quindi, condividi con noi, con me e con tutta la tribù come gestisci il senso di sovraccarico in qualità di imprenditrice libera e libera professionista. Ricordati di connetterti con me su YouTube e farmi sapere sotto al video, nello spazio per i commenti, quali sono i tuoi pensieri e naturalmente le tue chicche pratiche. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Se ti è stata utile, condividila con altre imprenditrici. E se cerchi altre risorse pratiche per far crescere la tua attività, vola al sito biz-academy.it/podcast e iscriviti per ricevere spunti pratici per far crescere il tuo business che condivido solo via mail. Fino alla prossima puntata, metticela tutta e ricorda che qui facciamo sempre il tifo per te. Io sono Cecilia Sardeo e questo è Impact Girl.